finalmente giunti anche all'ottava edizione di Vinarte, un'edizione che è la più bella di tutte. D'altronde un po' tutte le, per noi un po' tutte le manifestazioni, tutte le edizioni di Vinarte sono le più belle di sempre. Quest'anno ci sono davvero grandissime novità. Abbiamo incrementato notevolmente i laboratori di degustazione dei vini, laboratori che si terranno presso Botteghelle 65, la Botte Divina, che sono delle enoteche storiche di Salerno. In più abbiamo una serie di seminari e laboratori anche sull'arte. Quindi vi invito a scaricare il programma di Vinarte sulla pagina ufficiale di Facebook. E per quanto riguarda la durata dell'evento? Allora, partiamo dal 29 di aprile, sabato, fino al 7 maggio, domenica. In concomitanza però partiamo anche con un grandissimo evento importante a Salerno, che è la Fiera del Crocifisso Ritrovato, con cui abbiamo anche degli ottimi rapporti e delle collaborazioni. Ottava edizione di Vinarte, si parte il 29 aprile. Sì, si parte il 29 aprile con l'ottava edizione di Vinarte, un'iniziativa che ormai è diventata parte integrante dell'appuntamento di maggio, una degustazione di vini che raccoglie circa una trentina di cantine, ma la vera innovazione sono i laboratori, dove appunto i ragazzi o gli adulti possono effettivamente vedere e toccare con mano e anche sentire le evoluzioni della trasformazione dall'uva al vino. Ma non parliamo solo di vino, ma parliamo anche di laboratori di pasticceria, assaggi di salume, tanto è vero che sono stati coinvolti varie attività commerciali del territorio salernitano, e questo è veramente è la cosa che dà quel quid pluris alla manifestazione, ovvero la messa in rete. Ecco, in contemporanea ci sarà anche un'altra importante manifestazione a Salerno, la Fiera del Crocifisso Ritrovato. Ci sarà interazione fra i due eventi? Ma io penso che quando ci stanno due eventi paralleli è da sempre una marcia in più all'attività, perché si possono aiutare a vicenda, nel senso, magari qualcuno vuole fare un salto nel passato, passa dal Medioevo, che già erano abbastanza devoti al Dio Bacco, e poi concludere la serata a Santa Sofia. I turisti che in questo momento stanno visitando le bellezze del nostro territorio. La cornice nella quale si... Assessore Roberto De Luca, ottava edizione di Vinarte. Sì, una bella manifestazione che cade anche in un periodo importante dal punto di vista turistico, perché comprende il ponte del 1° maggio, quindi crediamo sia una bella manifestazione che riesce a coniugare gli aspetti dell'enogastronomia del nostro territorio, la cultura. Ci sono laboratori, workshop, show cooking, insomma davvero un bel modo di trascorrere del tempo per le famiglie salernitane, ma anche e soprattutto per i tanti visitatori che stanno affollando la città. Quindi un in bocca al lupo agli organizzatori, e crediamo che davvero possa essere un altro bel evento nel cartellone della primavera estate salernitana. Domenica c'è un altro evento molto importante, le primarie del PD. Che risultato di partecipazione vi aspettate? Oggi parliamo di Vinarte, dai.